Presa, ci avete provato, fino all'ora di gioco era tutto aperto e poi il calcio è anche questo. Ti chiedo però una cosa, un dato oggettivo, quattro partite contro il Monza, tre sconfitte, un pareggio, meritavano loro di passare? Assolutamente no. Io riguardo le due partite, i primi 35 minuti abbiamo giocato in una sola metà campo, abbiamo avuto un infortunio di uno dei nostri giocatori più forti in rifinitura come Cistana, ci siamo fatti male i due terzini in una partita dove stavamo dominando, poi Monza non sono io qui a dire ha grandi qualità, è una squadra forte, oggi anche siamo venuti qua, il primo tempo ne abbiamo messo in serie difficoltà. Siamo riusciti a sbloccarla subito, abbiamo avuto delle occasioni per raddoppiare e io mi sento di dire che il Monza abbia meritato questo passaggio di turno. Se mi chiedi la partita d'andata, allora ti dico sì, che avevano meritato, ma hanno giocato meglio. Nelle ultime tre partite, se considero anche il campionato, abbiamo raccolto un punto, ne meritavamo almeno sei, però. Per me questa è la mia analisi, poi dopo uno la vede a suo modo, non meritavamo secondo me di uscire, poi loro chiaramente hanno giocatori di qualità, è venuta fuori e mi dispiace. Allora, cosa è mancato al di là di qualche episodio sicuramente che non è girato bene? Ma è mancato diciamo quell'episodio favorevole che ci portava in finale. E sono piccoli episodi che mi vengono in mente anche durante l'anno, come ho detto prima, se penso al gol della Spalla all'ultimo secondo, al gol della Cremonese all'ultimo secondo, al gol alla Cittadella di un terzino destro che adesso al volo tira e la mette sotto l'incrocio di sinistro. Sono piccoli episodi che ci sono girati male e questo è quello che raccogliamo stasera, sapendo che usciamo ma avendo fatto due grandi partite. A fine stagione è chiaro fare i bilanci, no? E siccome l'obiettivo era la Serie A, non ti viene negarselo, secondo te, come spesso succede, bisogna ripartire le colpe, le responsabilità, diciamo, del fatto di non essere riusciti a salire in parti uguali tra società, allenatori, visto che ne sono passati due, e voi giocatori, o c'è qualche componente che deve prendersi qualche responsabilità? Ma non c'è nessuno che si deve, ecco, secondo me, prendere delle responsabilità. È una stagione che tutti avevamo sognato qualcosa di importante, ci credevamo, abbiamo questo piccolo grande sogno che abbiamo coltivato tutti e purtroppo non è stato. Se devo vedere del buono in questa stagione, dico che abbiamo formato un bel gruppo di grandi ragazzi, di giocatori forti che hanno tanto potenziale e possono ancora esprimerlo, quindi si partirà secondo me da una bella base, da un gruppo che può capire anche degli errori che ha fatto questa stagione, prenderne atto e secondo me saremo a luglio quando ripartiremo ancora più carichi e motivati di quest'anno. Tu lo sai che a questa città ormai, sei qui da tanti anni, la Serie B sta sempre più stretta. Come pensi che si possa ripartire di nuovo per l'ennesima volta, ricreare entusiasmo, per l'ennesima volta dire alla gente stateci vicini, magari proprio con quello che hai detto poco fa, cioè per una volta magari non stravolgere di nuovo tutto, magari ripartire con questo allenatore, ripartire come dici tu con un gruppo che al netto di chi gli scadrà il contratto comunque c'è. Cioè, non fare le solite Ma rivoluzioni, io ti magari. dico che onestamente tutti sogniamo la Serie A, è inutile che noi giocatori siamo i primi rammaricati che il prossimo anno non andiamo a San Siro, non andiamo allo Juventus Stadium, non andiamo all'Olimpico, cioè sono sogni che abbiamo dentro e lo volevamo fortemente, ci credevamo fortemente, cioè, forse ce lo meritavamo anche, devo essere onesto, però non è così stato. Secondo me, come ho detto prima, si è creato qualcosa di importante e adesso non sta a me a decidere cosa Però insomma, succederà. sei il capitano, sei il leader, è Io, giusto anche che tu dica quello che pensi, ma cioè, secondo me, come l'ho detto prima, secondo me si è creato un bel gruppo, una bella alchimia tra noi ragazzi, ci sono tanti ragazzi giovani che hanno ancora del potenziale, qualcuno addirittura dal primo campionato in Serie B e può fare ancora meglio, secondo me la base per cui ripartire la vedo, poi dopo dici certo, non sta a sbagliato, me. però questo è il tuo Io, pensiero. come ho detto prima, sono veramente orgoglioso, onorato di aver fatto il capitano di un gruppo di ragazzi che mi ha messo a mio agio, mi ha facilitato le cose.
e li ringrazierò da quello che ha giocato di più a quello che ha giocato meno, perché se mi viene un esempio di Ward che ha giocato pochissimo nelle ultime partite, si è trovato chiamato in causa, è stato uno dei migliori. Secondo me questi sono i piccoli spunti che bisogna prendere quest'anno, che tutti eravamo uniti e se dobbiamo prendere qualcosa di buono, secondo me c'è ed è questo. Poi a noi fa piacere quando tutti i tifosi vengono allo stadio, le ultime partite sono state veramente emozionanti, veramente, veramente belle da giocare, sono una carica in più, uno stimolo in più a noi a far bene, veramente non vedevamo l'ora di arrivare allo stadio per vedere tutta quella gente. Quando ci sono queste atmosfere siamo portati a dare anche qualcosa in più. Quindi sì, spero di ripartire da questo e tutti insieme. Grazie. Grazie.